Allora, buongiorno, diamo avvio alla seduta. Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in differita sul web TV della Camera dei Deputati. E abbiamo l'audizione di rappresentanti di Eurospa sulla situazione finanziaria e patrimoniale di Eurospa come prosieguo della seduta precedente. La relazione è stata già inviata anche un po' a tutti i componenti della Commissione e quindi eravamo arrivati nella seduta precedente al punto delle domande da parte dei colleghi componenti della Commissione. Grazie. Prego, onorevole Rampelli. Tanto grazie Presidente e ovviamente grazie, rinnovati ringraziamenti al Presidente e all'amministratore delegato dell'Eurospa. Rompo il ghiaccio in modo tale da riscaldare anche un po' l'atmosfera. Senza fare preamboli, penso che la cosa più importante sia porre, pur ragionando, delle domande. La prima domanda che volevo porre è: l'Eurospa ha fatto effettuare recentemente una stima del valore di ricostruzione del suo patrimonio, da cui risulta un valore pari a circa 450 milioni di euro relativamente ai quattro palazzi che dovrebbero essere venduti a INAIL. E quindi mi domando e vi domando se non si trovi assolutamente incongruente il valore di costo di ricostruzione, 450 milioni, relativamente al prezzo di vendita offerto dall'INAIL, cioè 297 milioni e mezzo. Tanto per fare un esempio generico, una palazzina di 1.000 metri quadrati in una zona di medio pregio ha un valore di costo di ricostruzione di circa 1.500.000 ed un valore di mercato non inferiore a 3 milioni di euro. Ovviamente nella ricostruzione non è nemmeno considerata l'incidenza dell'area edificabile né il profitto del promotore immobiliare, quindi sono valori che andrebbero aumentati, per non parlare poi delle opere d'arte presenti all'interno di questi palazzi. È inutile citare qui le pitture ad encausto, gli affreschi di prestigiosi artisti come il Bertoletti e il Cascella, i mosaici, le sinopie di Fraschetti. Ecco, a riguardo io vorrei capire, sapere da voi se è stato stimato anche il valore di queste opere che sono ricomprese all'interno di questa cifra di 1.700 euro a metro quadro che abbiamo calcolato. Per informazione voglio anche precisare ai colleghi che la società che ha stimato il patrimonio per il concordato ha determinato il valore di 13 palazzi su 15 totali, considerando una vendita in blocco e quindi non frazionata. Il piano di ristrutturazione presentato lo scorso giugno da Euspa al Tribunale di Roma, oltre alla vendita nel 2015 a INAIL dei cosiddetti palazzi storici, prevede la vendita entro il 2020 dell'albergo La Lama, annesso al nuovo centro congressi, del quale voi ci avete parlato anche nella vostra relazione nella seduta scorsa, a un valore indicato nel vostro piano di 51 milioni di euro, sempre la stima di questa società REAG, che ha prodotto le stime per tutti i palazzi, con una parcella, guarda caso, di 39.000 euro e quindi di 1.000 euro inferiore alla soglia che oltrepassa gli affidamenti diretti, ma lasciamo stare. Come mai, pur essendo pervenuta un'offerta non vincolante pari a 80 milioni di euro per l'albergo dalla PDB Holding del gruppo Belmond, nello stato in cui si trova, quindi con lavorazioni anche importanti, circa 30, anzi oltre 30 milioni di euro, mi pare, da ultimare, impianti, finiture, Eurospa ha deciso di richiedere l'offerta vincolante solo all'INAIL e, se ci volete anche dire, perché dopo aver scartato l'offerta per l'acquisto dell'albergo solo a luglio, quindi dopo la consegna del piano al Tribunale di Roma, successivamente in particolare ritengo al question time che io ho celebrato, in cui sono stati chiesti chiarimenti al ministro Padoan su questa mancato riconoscimento e mancata attenzione all'offerta di questa azienda, è stata ripescata quell'offerta ed è stata richiesta l'offerta vincolante, però fuori tempo massimo, perché comunque è stata scartata nella parte decisiva nella quale poteva essere inserita il piano di ristrutturazione. Nella scorsa audizione lei ha anche dichiarato, dottor Lopresti, che nel 2014 era pervenuta ad Eurospa una precedente offerta per l'acquisto dell'albergo a nome di altra società, ma con lo stesso firmatario della PDB Holding, e a noi non risulta, perché risulta che l'offerta pervenuta,
nel 2014 era da parte della DB Real Estate e fu firmata dalla dottoressa Elena Fesan. Quindi c'è qualcosa che non quadra nella sua ricostruzione. Per la dismissione di immobili storici di costo di così alto pregio, EUR ha ritenuto di procedere con la pubblicazione sul proprio sito internet di un invito a manifestare interesse all'acquisto di uno o più palazzi, cioè solo sul proprio sito. Si vende un patrimonio dell'umanità attraverso un annuncio messo sul sito rispettabilissimo della società, forse un po' poco. Sono stati anche contattati direttamente altri operatori. Successivamente a coloro che avevano manifestato interesse è stato chiesto di presentare un'offerta non vincolante. A questo punto EUR ha ritenuto di sospendere la procedura di acquisizione delle offerte vincolanti per tutti, fatta eccezione per l'INAIL. Ci spiega quali sono state le modalità di svolgimento, dottor Lopresti, e di criteri di scelta della procedura per la dismissione di un patrimonio pubblico di tale levatura? E se possibile ci vuole chiarire come sono stati individuati gli operatori da contattare, chi li ha indicati, quali sono stati i principi di selezione adottati. Ricordo che il TAR del Lazio, come lei sicuramente, voi sicuramente saprete, ha reiteratamente stabilito che l'EUR SPA, avente natura di ente pubblico, deve attenersi alle procedure previste nel codice degli appalti. Come mai non sono state rispettate? L'EUR ha valutato, in quanto ente pubblico, la natura demaniale, legge 304 del 99, e quindi l'inalienabilità a prescindere. Concorda che, al di là di pareri di illustri avvocati, tra essi primeggia Sabino Cassese, tre pareri per 85.000 euro, prevalga sempre e comunque la legge dello Stato. Il piano presentato da EUR prevede anche una riduzione di costi sul personale, di cui l'altra volta abbiamo fatto cenno, che dagli attuali 9 milioni di euro circa prevede un abbattimento di 2 milioni e 600 mila euro all'ordo del personale di Roma Convention Group, che sono 13 risorse umane che dovrebbero essere incluse in EUR SPA a seguito della fusione. Come pensa di attuare questa riduzione di costi sul personale nel rispetto dell'ordine del giorno approvato lo scorso dicembre alla Camera dei Deputati all'unanimità, con la garanzia del mantenimento dei livelli occupazionali e la salvaguardia dell'attuale organico dipendente e dirigente? Ricordo al riguardo che l'Aula si è espressa all'unanimità su questo ordine del giorno, l'ho già detto l'altra volta, ma è bene che rimanga agli atti, in modo particolare anche per l'intervento che ci ha voluto lasciare a testimonianza il ministro Padoan in persona. In questi mesi molte voci sono girate su liste predisposte per esodi di dipendenti. Per questa ragione, pur ribadendo la ferma volontà unanime del Parlamento di garantire tutti i dipendenti di questa società pubblica, io vorrei andare anche un po' oltre, perché mi fido ciecamente, non proprio ciecamente, di quello che ho ascoltato in questa audizione, nella precedente audizione, e comunque tendo a fidarmi di ciò che mi viene detto da parte degli interlocutori che ascolto. E quindi sono certo che saranno attuati nel caso in cui permanesse in vita questa necessità di riduzione di personale, cosa che ripeto confligge con una decisione chiara e un chiaro indirizzo da parte del Parlamento italiano che va in direzione diametralmente opposta. Immagino che verranno adottati dei criteri oggettivi. Comunque, siccome a pensar male si fa peccato, ma a volte ci si prende, io lo dico in sede ufficiale, mi riservo di presentare a un notaio una lista di nomi che sono in modo particolare le persone che maggiormente si sono esposte in questi mesi di lotta per tentare di salvaguardare una società pubblica, e non vorrei, nel caso in cui, ripeto, si decidesse di fare l'esatto opposto di quello che ha deciso il Parlamento licenziando delle persone, che questa lista corrisponda con le persone che vengono messe in difficoltà. Secondo quanto da lei riportato nel corso della precedente audizione, il piano presentato da EUR al Tribunale di Roma prevede, e ho quasi concluso, la dismissione di parte del patrimonio storico di EUR finalizzata sia al reperimento di risorse economiche per il completamento del nuovo centro congressi, sia alla parziale estinzione anticipata, 156 milioni, del finanziamento erogato di 190 milioni da istituti di credito nei confronti di EUR. Tenuto conto che non risultano oggi realizzati parcheggi pubblici
e parte dei pertinenziali, insomma la voglio fare breve, non è che si potesse mai immaginare da parte di alcuno, neanche da parte del Campidoglio, la realizzazione di un nuovo centro congressi capace di ospitare qualche migliaio, anzi oltre 10.000 persone, senza realizzare le opere di urbanizzazione accessoria, le infrastrutture, i parcheggi pertinenziali, eccetera. Da questo punto di vista siamo fermi al palo. Come si intende procedere? L'EUR ha per caso interpellato qualcuno a riguardo affinché le opere accessorie possano essere realizzate entro la data di conclusione del cantiere della nuvola di Fuxas? Inoltre, da notizie giornalistiche risulta che i contratti sottoscritti con le banche prevedono che l'estinzione anticipata comporterebbe per EUR il pagamento di un indennizzo o una penale nei confronti degli istituti di credito che, se calcolata sull'intero importo finanziario, ammonterebbe a circa, ne abbiamo già parlato, 40 milioni di euro, non in privato, pubblicamente ovviamente, non con lei, penso che l'abbia potuto acquisire questo dato dalla stampa e dal dibattito politico. E quindi volevo sapere se era possibile un chiarimento su quanto riportato da queste fonti giornalistiche, cioè se corrisponde al vero, e nel caso se è possibile che ci fornisca in termini puntuali l'entità del danno economico conseguente all'attuazione di quanto previsto. Cioè sarebbe paradossale che qui ci si stia, anche facendo riferimento alla cifra che poco fa ho riportato, ascoltandola, quindi cifra ufficiale che fa parte del piano di ristrutturazione che è stato omologato qualche giorno fa, di 2 milioni e 600 mila euro di riduzione del personale, se noi perdiamo 40 milioni per una penale che dobbiamo pagare alle banche, io penso che sia davvero strepitoso, incredibile, assurdo e, aggiungo, inaccettabile. Da notizie pubblicate appunto ancora dai giornali abbiamo letto la trascrizione di una telefonata, insomma, diciamo così, c'è anche un problema, per farla breve, di commistione tra Mafia Capitale, i soggetti protagonisti di Mafia Capitale, coloro i quali hanno gestito servizi in nome e per conto del Campidoglio negli anni difficili di Mafia Capitale, e anche l'URSPA, che non credo che sia l'unica società pubblica, penso che tutte le società della holding di Roma Capitale abbiano avuto rapporti con la cooperativa, in particolare che fa riferimento al signor Buzzi. E quindi volevo capire se l'EUR da questo punto di vista si sta muovendo per rescindere il contratto, per evitare una proroga, visto che mi pare che in particolare i servizi svolti dalla cooperativa del signor Buzzi siano più o meno prossimi alla scadenza, quindi siccome sono suscettibili di gara europea quei servizi, non è che una gara europea si fa in 12 ore, ci vuole un tempo tecnico. Il mio giudizio, non vorrei apparirvi pessimista, a mio giudizio questi tempi tecnici sono già scaduti e quindi c'è il rischio che si vada incontro a una proroga. Penso che sia davvero una prospettiva che vada assolutamente scantonata. E ricordo anche che a riguardo c'è un provvedimento, un'indagine per corruzione che colpisce in particolare funzionaria, dirigente di EUR-SPA, siccome ci sono stati in corso dei mesi vari trasferimenti, spostamenti, aggiustamenti di organici più o meno motivati, secondo me scarsamente motivati, e ci sono state anche lettere che sono fioccate nei confronti di persone che a mio giudizio non dovevano mai partire perché non c'entravano assolutamente nulla. Ecco, se tanto mi dà tanto, immagino che anche nei confronti di questa persona ci sia stata una iniziativa da parte della governance dell'EUR. Ultima domanda. La direzione legale acquisti e affari societari dell'EUR, così lo sanno anche i colleghi magari meno informati che non risiedono a Roma, è composta da 16 risorse, tra queste 5 avvocati. Come mai, con un ufficio legale interno comunque di un certo rilievo, che pesa oltretutto quasi il 15% dell'intero organico, EUR-SPA ha speso nel 2014 oltre 400.000 euro per consulenze legali esterne? E vorrei sapere anche perché, in contrasto con ogni criterio di trasparenza e rotazione, EUR si avvale da anni degli stessi studi legali, Vinti e Associati, le cui parcelle sommate negli anni superano il milione di euro. Quali sono le modalità di affidamento adottate? Ci spiegate perché solo nel 2014 sono stati spesi circa 800.000 euro per consulenze esterne
ed è stato di contro dismesso il servizio di videosorveglianza fornito alla comunità, immagino per ragioni economiche, proprio quando il sindaco Marino faceva riferimento ad alcune grandi capitali europee come Londra e Parigi che sarebbero più sicure anche perché videosorvegliate. Quindi mentre si fa riferimento a città interamente videosorvegliate, si prende e si annulla la videosorveglianza in un quartiere della capitale d'Italia. Penso e spero che ci siano elementi sufficienti per avere delle risposte puntuali al riguardo. Grazie. Sì, io sollecito un po' i colleghi nel limite del possibile. Cioè, noi abbiamo se o no un quarto d'ora, perché poi dopo c'è il Comune, salvo che non decidiamo già subito di liberare il Comune, perché il Comune peraltro può stare qui fino alle 15:20. Cioè, la commissione è stata spostata, la consultiva, alle 15:30, perché è slittato tutto in situazione della Camera. Visto l'importanza che c'è anche per rispetto nei confronti dei rappresentanti del Comune che sono fuori, io penso perché arriveremo a quell'orario e poi dovremo dire che non c'è il tempo necessario qui per ascoltare. Sì, ho capito, lo so, però insomma mi sembra un dato di correttezza. Se è stato un imprevisto che i tempi dell'Aula sono andati oltre un'ora, e la preghiera di contenere rispetto pure al collega Rampelli che ha fatto, insomma, che ha spaziato in lungo e in largo, anche se l'argomento merita certamente. Collega Marroni. Rapidamente, perché non sarò a lungo come il collega Rampelli, e che sono uno dei firmatari, insieme al primo firmatario Fassina, della risoluzione. Io volevo semplicemente dire che innanzitutto molti dei problemi ereditati dall'attuale management, il collega Rampelli, sono ascrivibili a un periodo precedente, che sennò qui sembra che appunto tutti i problemi che oggi c'è all'EUSPA vengano, diciamo, da un attuale management. Non è così, oggettivamente lo sappiamo tutti, per correttezza e anche per onestà intellettuale. Qui si sta gestendo una situazione difficile, quello che abbiamo discusso già all'epoca quando presentammo a prima firma Fassina la risoluzione. Innanzitutto sull'INAIL, io non ritorno, lo sappiamo tutti che noi abbiamo dovuto discutere da una ricapitalizzazione che era prevista prima dello scoppio dell'inchiesta di Mafia Capitale a, dopo lo scoppio dell'inchiesta, il MEF ha fatto un passo indietro, questo bisogna dircelo con chiarezza. E la soluzione è stata trovata a livello di governo, cioè con il MEF e col MIBAC. Cioè, il punto perché l'INAIL, adesso è inutile fare tutta questa dietologia, collega Rampelli, io pure ho per la ricapitalizzazione, ma l'INAIL è perché c'è stata una spinta a trovare un soggetto pubblico. Questo è stato il punto fondamentale, perché anche in base alla risoluzione che abbiamo fatto noi, che abbiamo detto che comunque per noi doveva rimanere tutto, diciamo, in capo al MEF, la società è 90% MEF e 10% Comune. Però il male minore era quello di mantenere comunque questa proprietà di questi immobili in un capo pubblico, se no qui ritorniamo a fare una discussione ma su supposti sbagliati. Quindi secondo me la cosa più importante è capire se si è chiusa questa vicenda, se si è chiusa la vicenda INAIL, perché quella vicenda ci permette a tornare sempre, Presidente, alla risoluzione approvata da questa Commissione, perché sennò noi spostiamo la discussione su un altro tema. Noi dobbiamo spostare la discussione sulla risoluzione che abbiamo fatto qua. La secondo punto è se si chiude questo benedetto Palazzo dei Congressi, che è l'altro mandato che era stato dato alla società. Nonostante la gestione passata, con tutti i problemi che ci sono stati, lasciare un'opera incompiuta, io peraltro c'ho un question time su un'altra opera incompiuta della Commissione Ambiente, un'opera incompiuta a Roma come il Palazzo dei Congressi ci è sembrata a tutti una follia. Quindi io chiederei, e voglio saperlo dal Presidente attuale, anche se è arrivato da poco e quindi gli faccio anche l'augurio di buon lavoro, e l'amministratore delegato che si è prodigato su tanti dei problemi che, ripeto, ha ereditato dalla gestione passata, se ci sia, non dico una data, ma almeno un periodo in cui questa opera andrà a conclusione. L'altra cosa in cui invece condivido le obiezioni del collega Rampelli è che in quella risoluzione c'è scritto la tutela dei livelli occupazionali, quella è una cosa chiara che abbiamo messo. Perché anche noi il dubbio dell'INAIL ci è venuto, anche come Partito Democratico. Se noi spostiamo dei ricavi in capo all'INAIL, stiamo parlando di affitti, sono immobili, è ovvio che poi quel personale chi lo paga? Transita INAIL? Lo tiene l'EU? Viene licenziato, cosa sulla quale noi non siamo d'accordo. Non siamo d'accordo a fare sì che
tutta questa giostra venga poi come al solito pagata ai lavoratori. Adesso non voglio entrare su storie passate, ma sarebbe un errore. E lì la risoluzione è molto chiara, la tutela dei livelli occupazionali. Poi la questione, altre due questioni, soluzione dei problemi pregressi. L'EUSPA è una società dello Stato, non c'è solo il Palazzo dei Congressi, ci sono tante altre questioni che riguardano quel quartiere, quelle iniziative che sono state avviate, alcune provvide, altre un po' improvvide, capire come verranno gestite per rimettere sui binari giusti una società che ha avuto come eredità alcuni problemi aperti. Adesso non sto qui a citarli nel dettaglio come Vampelli, dall'Uneur al velodromo, alle piscine, all'acquario, ecco, tutte questioni che alla vendita della lama cosiddetta dell'albergo accanto al Palazzo dei Congressi, ecco, come verranno gestite tutte queste soluzioni. A me interessa molto questo per capire la prospettiva. Ultimo punto per cui penso che il Comune abbia un ruolo è quello che abbiamo messo come ultimo comma della risoluzione, come il Comune si impegna ad aiutare una società pubblica, statale, nelle cosiddette, poi lì ci fu una discussione con Selle che non era d'accordo sulla parola valorizzazione, comunque diciamo nel sostenere il fatto che questa società sta a Roma, ci sono delle questioni aperte col Comune ed è bene che queste questioni aperte del Comune vengano risolte, perché è ovvio che il Comune giustamente chiede i fondi per Roma Capitale, 110 milioni, chiede i 30 milioni per il Giubileo, chiede questi fondi il Comune di Roma, però essendo questa una società pubblica statale, desse una mano diciamo anche al fatto che questa società ha delle partite aperte col Comune che deve chiudere. Quindi io penso che sulla base dell'omologa del piano di ristrutturazione, questi sono i punti secondo me che dobbiamo affrontare. Poi non sto nel dettaglio, premesso che la cooperativa 29 giugno non è più amministrata da Buzzi che sta in galera in Sardegna, ma è amministrata dalla magistratura, quindi con i lavoratori, poi si va a gara, però al di là delle polemiche solite, facciamo in modo, come abbiamo fatto con spirito costruttivo nella scorsa seduta, approvando questa risoluzione all'unanimità, con la sola astensione del Movimento 5 Stelle, paradossalmente di aiutare questo processo di risolvere questi problemi. Io penso che noi qui in Parlamento, penso che la mano che possiamo dare a questa società è di aiutarla a risolvere questi problemi, spronando anche il Comune di Roma. E anche, per certi versi, facendo capire al Governo che noi siamo per una soluzione più possibile condivisa, senza paura però, perché questa è una società che ha quella sua storia, i beni, giustamente si diceva che qui non ci sono solo dei beni immobili, c'è anche un po' un patrimonio culturale, è uno dei quartieri anche visitato, una grande architettura razionalista e così via, fare un'operazione che sostanzialmente si capisca dove va a parare questa società nei prossimi mesi. Grazie. Collega Saltamartini. Sì, grazie Presidente. Dunque, intanto, io non ripeterò le domande che in qualche modo sono state già poste dai colleghi che mi hanno preceduto, anche perché non voglio rubare tempo, però ci sono due elementi sui quali credo che sia opportuno, insomma, fare un'ulteriore riflessione, perché stando alle ultime parole pronunciate da Marroni, questo Parlamento ha già mostrato in maniera chiara di voler aiutare l'ente EUR quando in una legge di stabilità mettemmo a bilancio 100 milioni proprio per arrivare a risolvere nel 2013, quindi nella legge di stabilità votata a fine 2013, proprio per arrivare ad affrontare e risolvere la situazione di debito che si era creata nei confronti di Condotte per la realizzazione della nuvola, perché tutti noi sappiamo che all'interno di quell'area urbana è la nuvola che fa sì che ci sia tutto intorno un indotto. Quindi ben consapevoli e coscienti della problematicità che si era creata, dopodiché forse sarebbe anche il caso di capire chi risponde dell'aumento dei costi prodotto da che Condotte ci ha dato rispetto ai lavori che sono stati fatti. Andrebbe anche chiarito per quale motivo, se si vince una gara per 100 e poi si fanno lavori per 300, le ditte che non hanno vinto quella gara, perché non dovrebbero aver diritto eventualmente di porre qualche domanda, di rivalersi in qualche modo. Insomma, messo in preventivo in conto tutte le diciamo varie fasi della realizzazione della nuvola che ancora oggi non è completata, però questo Parlamento già nel dicembre 2013 si era impegnato in maniera seria e unanime garantendo un finanziamento di 100 milioni ad ente EUR SpA.
Dopodiché qualcuno ci deve spiegare perché questi soldi non sono mai arrivati. O se lo sono, cosa che ritengo non sia stata, anche perché se no non si spiegherebbe per quale motivo l'altra volta il management di Ente Euro ci chiedeva di poter intervenire nuovamente in tal senso, se non ho capito male, o comunque sia di immaginare da parte di questo, del Parlamento e comunque di questa Commissione un impegno nella legge di stabilità a valutare nuove opzioni per l'ente EUR, io vorrei capire perché questi soldi non sono mai arrivati. Quindi che cosa significa? Che il Parlamento decide una cosa e il Governo ne fa un'altra, cosa poi tra l'altro anche abbastanza, diciamo, vergognosa, e passatemi il termine, visto che il 90% dell'ente EUR è MEF. Quindi proprio ci stiamo prendendo in giro da soli, perché qui, vedete, possiamo anche fare a gara tra la gestione precedente, la gestione attuale, la gestione di 10 anni fa, la gestione di 20 anni fa, e chi più ne ha più ne metta, Mafia Capitale e chiunque abbia altro da dire. Sta di fatto però che il governo è venuto meno a una legge approvata dal Parlamento e questi soldi non sono mai arrivati. Da lì tutta una serie di procedure che sono dovute partire, che ci fanno arrivare alla condizione che ben conosciamo oggi della situazione economica e finanziaria dell'ente euro. Allora, siccome io ritengo, al netto, vi ripeto, delle tante domande che avrei voluto fare, ma in qualche modo assorbite in parte dall'intervento di Rampelli, in parte dall'intervento di Marroni, prima fra tutti ovviamente la preoccupazione anche per il personale che è lì, perché oggettivamente adesso far pagare a terzi gestioni sbagliate o comunque sia incapacità da parte degli enti preposti, e non mi riferisco ad oggi, faccio un discorso generale, non mi sembra adatto, comunque ciò premesso. Ma il primo problema è un problema del governo, signori miei. Cioè, noi abbiamo messo delle condizioni ente euro anche per colpa di quei 100 milioni che non sono stati erogati nei termini, nei modi previsti dalla legge di stabilità che approvammo a suo tempo. Abbiamo messo in condizioni l'ente euro di non poter procedere. Allora, su questo, oggi, perdonatemi, ma anche voler dar seguito a quelle che sono le giuste richieste da parte del nuovo management di Ente Euro, sinceramente a noi ci mette in difficoltà, perché noi un'operazione l'abbiamo già fatta, l'abbiamo fatta con la legge di stabilità, abbiamo approvato all'unanimità un ordine del giorno, ma qui tutto quello che accade in Parlamento non si realizza però. Allora, che ci siamo a fare qua? E soprattutto mi chiedo, alla luce di questo, i rapporti anche con Condotte, dove noi sappiamo, tra l'altro, perché noi in questa commissione dobbiamo anche dircelo, che rispetto a Condotte ci sono che non paga poi le realtà che hanno lavorato e che stanno lavorando probabilmente tuttora per la realizzazione e la fine del progetto, perché anche questo abbiamo di fronte, e non so quanti di voi hanno ricevuto fior fior di lamentele da parte di quelle piccole realtà che erano state coinvolte, ben venga, non so manco chi siano, però ben venga, che non sono state pagate, quindi Condotte ha avuto dei soldi, questi soldi non sono andati poi a chi di dovere. Chi risponde di tutto questo? Chi ci informa di qual è lo stato dell'arte reale della situazione sulla nuvola? E guardate, non ci nascondiamo dietro un dito, se la nuvola non viene realizzata e se non parte quel centro congressi, tutto quello che ruota intorno, a partire dalle due torri, dai due scheletri che abbiamo lì accanto, non partirà mai nulla. E soprattutto, anche rispetto a questo, visto che si parla di un centro congressi non di grandissime proporzioni, perché non parliamo di un centro congressi da 20.000 posti, perché non è ovviamente possibile che lì si possa realizzare un centro congressi di questo tipo, ma io mi chiedo, tutta la pianificazione anche delle opere urbanistiche necessarie comunque per far partire questo centro congressi, e anche qui il Comune di Roma ci dovrebbe dare delle risposte, a che punto sono? Perché se si fa la nuvola e poi non si fanno le opere necessarie per far sì che questo centro congressi venga utilizzato e possa essere, diciamo, di pubblica utilità, mi chiedo cosa abbiamo fatto a fare questo centro congressi. Ad oggi nessuno ci ha risposto circa l'aver approvato un aumento di spesa rispetto alla nuvola. Ad oggi nessuno ci ha risposto dove sono finiti i soldi che avevamo messo in legge di stabilità, ad oggi nessuno ci ha risposto rispetto al personale. Questi secondo me sono i tre grandi temi, intorno ai quali poi ruotano tutte le varie osservazioni fatte dai miei due colleghi. Onorevole Fassino.
Grazie Presidente. Non voglio tornare su tanti punti che sono stati già affrontati dagli altri colleghi, però credo che vada fatta una contestualizzazione, altrimenti la nostra anche discussione rischia di essere molto astratta. A me pare che tante delle domande che sono state qua ora poste, alcune della collega Saltamartini, che condivido, hanno però bisogno di un altro interlocutore. L'interlocutore certamente non è il management dell'azienda. Anche a me piacerebbe sapere che cosa è successo della norma della legge di stabilità che prevedeva una dotazione di 100 milioni di euro per affrontare i debiti di Euro SPA. Ci siamo trovati poi, appunto, come abbiamo indicato col collega Maroni nella risoluzione di qualche mese fa, ci siamo trovati di fronte a un altro contesto, un contesto che certamente non è stato scelto da chi dirige l'azienda, ma è stato scelto dall'azionista, e questo è un punto credo che dobbiamo tenere presente. Ricordo a tutti che quando l'attuale amministratore delegato, riconfermato di recente, si è insediato alla direzione di Euro SPA, la situazione era già larga, una situazione cronica, un'azienda che era in una condizione fallimentare, vorrei che questo fosse ricordato. C'è stato bisogno, appunto, di interventi emergenziali, provare a fare interventi emergenziali, perché tutti i problemi che sono stati ricordati erano già presenti in quel momento. E credo che invece vada riconosciuto a chi ha amministrato nei due anni scorsi Euro SPA di essere riuscito, tra mille difficoltà, non ultima il cambio di posizione dell'azionista rispetto alla strategia finanziaria che era stata individuata per affrontare i problemi, di essere riuscito a recuperare una situazione che, ripeto, era largamente compromessa. L'ultimo punto che voglio affrontare riguarda, appunto, anche qua la salvaguardia dei livelli occupazionali, che sta a cuore a tutti noi. Premesso che purtroppo temo che anche la situazione ereditata da chi oggi dirige Euro SPA è stata una situazione in cui la politica del personale non è stata sempre, diciamo, orientata alla massimizzazione dell'interesse della società o degli azionisti e al bene comune, come è venuto fuori in tante altre realtà gestite dalla holding Roma Capitale. Vi erano anche altri criteri che presiedevano alle politiche del personale, ma fatta questa parentesi per una dovuta chiarezza tra di noi, altrimenti facciamo finta che c'è stato, come dire, una gestione all'insegna della trasparenza, dei criteri di mercato, della valorizzazione delle competenze. Purtroppo non è stato così, né a Euro SPA né in tante aziende controllate dal comune, come purtroppo la magistratura ha messo in evidenza. Io credo che ora il problema, appunto, non sia quello di guardare al passato, sebbene le responsabilità politiche vanno attribuite, perché altrimenti cerchiamo capri espiatori, non è un esercizio che non mi interessa. Dobbiamo preoccuparci della salvaguardia del personale. Non ritengo che ci sia il rischio di scelte punitive da parte dell'azienda nei confronti dei lavoratori che sono più coinvolti nelle mobilitazioni. Non credo si corra questo pericolo. Invece dobbiamo capire che futuro assicuriamo a questi lavoratori. Anche qua però dobbiamo chiamare alle responsabilità che ha l'azionista, perché in assenza di risorse adeguate, come tutti mi insegnate, purtroppo poi chi gestisce un'azienda è costretto a fare delle scelte che magari non vorrebbe fare. Quindi la mia proposta è che noi chiamiamo l'azionista di larga maggioranza, e chiudo, al quale
possiamo, come dire, girare alcune delle domande che oggi abbiamo proposto, e al quale chiedere anche qualche impegno, qualche garanzia rispetto al futuro del personale dell'azienda che sta a cuore a tutti noi. Grazie. L'ultimo intervento, l'onorevole Morassutto. Prego in maniera sintetica di, per avere poi le risposte, perché sennò poi non avremo le risposte. Come si dice, sarò breve. No, io non ho partecipato alla riunione precedente, però ci tenevo questa occasione per la presenza del management per una riflessione che ovviamente non può esaurirsi qui, perché molti temi non sono nelle mani del management qui presente, ma come è stato detto da altri interventi, chiamano in causa qualche decisione un po' più generale che riguarda il governo. E stiamo parlando di EUR, cioè di un patrimonio nazionale. Io onestamente ho la sensazione, diciamo la certezza, che questa questione del riassetto, del risanamento, della ristrutturazione di EUR sia stata fin dall'inizio intrapresa, diciamo, superficialmente, non mi riferisco al management, diciamo come strategia generale. Insomma, l'euro è un quartiere di Roma che nasce in un certo modo, con un certo modello gestionale che non è esaurito secondo il mio punto di vista, anzi forse dovrebbe essere esteso a tanti altri pezzi delle grandi metropoli che non possono essere gestiti lodevolmente dalle amministrazioni comunali. Quindi il problema non è andare nella direzione di salvare, tenere questa società con la testa fuori dall'acqua il più possibile, a boccheggiare, ma bisogna invece trovare il modo di dargli una spina dorsale ancora più forte, perché stiamo gestendo forse il più grande quartiere business, diciamo quartiere di affari di moderno di Roma e forse d'Italia. La strada della vendita del patrimonio non è una strada giusta, anche se poi ci si è arrivati coinvolgendo l'INAIL in maniera un po' rocambolesca, perché mi ha sorpreso a un certo punto vedere che il codice del paesaggio non era stato neanche consultato. Il codice del paesaggio parla chiaro, diciamo, sono norme fondamentali, e a un certo punto si è deciso di mettere sul mercato privato dei beni che non potevano starci. Poi si è andati un po', buttando l'alla in calcio d'angolo, si è andati sull'INAIL per una situazione di tamponamento emergenziale. Ora la mia riflessione è questa, che vi sottopongo ovviamente, che non può esaurirsi qua, ma una riflessione un po' più di fondo sul destino di questa società, che è bene rimanga pubblica, quindi conseguenzialmente sulle modalità di gestione, che naturalmente debbono avere un rigore, perché la storia recente non è una storia recente, diciamo di qualche anno fa, non è una storia edificante per quello che poi è accaduto, ma tralasciamo. Ci sono, questa è la riflessione, ci sono nel territorio di EUR, nell'EUR, compagnie pubbliche, soggetti pubblici, anche privati, ma limitiamoci ai pubblici, che godono del beneficio di stare all'EUR, cioè godono delle spese pubbliche di manutenzione degli straordinari ambiti ambientali e delle strade, sempre più gestite con fatica, e di stare all'EUR. Cioè di avere delle sedi di rappresentanza e operative nel territorio di EUR, godendone esclusivamente i benefici. Parlo di Eni, parlo di IMSS, parlo di Poste Italiane, parlo di INAIL. Poi c'è anche Unicredit, ci sarà forse Telecom con il ritorno nella sede dell'ex Ministero delle Finanze. Cioè noi abbiamo una ricchezza di compagnie pubbliche, pubbliche private, di primo livello, che non danno nulla all'euro, prendono soltanto. Domanda, forse più che lambiccarci la mente su cercare soldi dove non ci stanno, vendere pezzi che poi sono importanti per l'economia di euro, perché euro senza quegli immobili avrà un bilancio più difficile per tutti gli impegni che invece ha come manutenzione, personale, gestione. Perché invece non pensare ad una ristrutturazione del pacchetto societario di Euro? Cioè vedere come aprire le porte e coinvolgere alcuni di questi soggetti nel beneficio dei dividendi di una società da rilanciare, ma anche negli obblighi di partecipare alla manutenzione e alla gestione di questo straordinario patrimonio, andando nella direzione
di una vera e propria STU, di una vera e propria società di trasformazione urbana e di gestione immobiliare pubblica, come esistono in tutto il mondo. In Francia la Défense è gestita dal 58 da una società pubblica che si chiama EPAD, in cui partecipano anche i privati. Lo stesso avviene in Inghilterra, nel distretto finanziario Canary Wharf. In tutte le grandi metropoli la ricchezza immobiliare pubblica e privata è importante, viene partecipata da soggetti che non sono solo lo Stato e il Comune. Quindi sottopongo questa riflessione, che mi pare un po' più di fondo, sulla necessità di andare in una strada che non chiuda l'esperienza euro, che non può chiudere, perché quel quartiere non potrà mai essere gestito in modo ordinario, avrà sempre bisogno di una gestione speciale, e magari definisca un modello che potrebbe anche essere esteso ad altre situazioni. Allora, prego le risposte alle numerose domande che si ti posti. Allora, buongiorno a tutti. Vado in ordine cronologico sulle domande. Ho apprezzato anche gli interventi di carattere anche strategico, sui quali condivido dobbiamo noi e anche il Ministero e il Comune fare delle serie riflessioni. Adesso abbiamo, auguriamoci, superato la fase emergenziale, nel senso il periodo in cui l'azienda è stata realmente sull'orlo del fallimento, perché un'azienda, ricordo sempre, un'azienda che fatturava 40 milioni di euro, aveva un impegno finanziario di circa 400 milioni di euro, questo l'ha portata realmente sull'orlo del fallimento. Quindi adesso, superato questo momento, e ripeto, la scelta di arrivare alla vendita di parte del patrimonio è stata una scelta sofferta anche per me, arrivato 2 anni fa, perché comunque non è stata una scelta facile, ma obiettivamente l'unica scelta perseguibile nel momento in cui è venuto meno quel percorso sull'aumento di capitale. Rapidamente vado a rispondere alle domande. Per quanto riguarda le osservazioni fatte dall'onorevole Rampelli, tengo a precisare che la valutazione fatta sul patrimonio venduto, quindi sui 4 immobili fattasi dalla REAG, ammonta a 286 milioni di euro, quindi i 4 immobili sono stati valutati a REAG a 286 milioni di euro. Stiamo parlando di una superficie utile calpestabile di 73.000 metri quadri più 30.000 di superficie utile a servizio, porticati, terrazzi e parti comuni, e in queste circostanze, come sicuramente sapete, la valorizziamo al 50%, quindi per un complessivo di 88.000 metri quadri. Quindi non stiamo parlando di 1.700 euro a metri quadri, ma di 3.347 euro a metro quadro. Questo solo per chiarezza di numeri. Il percorso che abbiamo seguito per quanto riguarda la vendita del patrimonio immobiliare. Dottor Rampelli, onorevole, io ho risposto alle sue osservazioni, non erano 450 milioni e non erano 1.700 euro a metro quadro, soltanto per correttezza di dati. E sul percorso che è stato seguito per quanto riguarda la vendita, ovviamente noi abbiamo seguito una registrazione al mercato, l'abbiamo fatta ovviamente in tempi abbastanza ristretti, perché ricordo che la modifica statutaria è avvenuta il 16 febbraio del 2015, in quel momento la scadenza del concordato in bianco era comunque il 25 aprile, quindi l'abbiamo fatta il 12 marzo, e comunque sono entrati in data room 23 soggetti, tra i pubblici e i privati. Hanno fatto manifestazioni di interesse non vincolanti in 10, tra cui Prelios, BNP Paribas, Sorgente Group, Polis, quindi anche soggetti privati di tutto rispetto, con molta franchezza, in tempi molto ristretti. E la decisione di arrivare alla vendita all'INAIL è stata dettata sia da un discorso di carattere pubblico su pubblico, però ripeto, noi comunque avremmo dovuto fare una manifestazione di interesse, una associazione al mercato, e alla fine la
offerta non vincolante di Inal è risultata quella economicamente più vantaggiosa. Quindi il perimetro diciamo sul quale si è concentrata l'Inal per l'acquisto era l'offerta economicamente più vantaggiosa, superiore anche al valore diciamo di mercato di questi immobili. Per quanto riguarda la Lama, è vero, e condivido effettivamente l'offerta ricevuta a marzo 2014 era a firma di un'altra persona, il dottor De Blasio, che è credo l'amministratore delegato della PDB Holding, comunque ha partecipato a tutte le riunioni propedeutiche alla precedente offerta, questo per essere molto, molto, molto chiari. Nella misura in cui si dovesse arrivare alla vendita alla PDB Holding, ricordo sempre società costituita nel 2015, maggio del 2015, che non ha neanche un bilancio depositato, che asserisce di essere azionista di riferimento della ex Oriente Express, della Belmond, quindi la catena che da noi interpellata non ha dato nessun tipo di riscontro. Ma detto questo, come l'ho detto anche l'altra volta, entro il 15 ottobre noi attendiamo una eventuale manifestazione di interesse vincolante, ma la vendita dell'albergo era comunque sempre, come lei giustamente ha osservato, prevista nel piano di ristrutturazione. Ovviamente se la vendita dell'albergo dovesse avvenire oggi, anziché nel 2020 come abbiamo immaginato nell'ambito del piano di ristrutturazione, e dovesse avvenire a 80 milioni anziché ai 51 che abbiamo previsto, ovviamente questo avrebbe degli effetti positivi anche sul conto economico aziendale, questo è chiarissimo. E quindi questo si ripercuoterebbe su quello che è, diciamo, quelli che sono i numeri dell'euro. Non avrebbe cambiato comunque il percorso che avevamo intrapreso precedentemente per quanto riguardava la vendita del resto. Avremmo degli effetti positivi sui conti perché avremo comunque un incasso diciamo antecedente rispetto al 2020 per un importo superiore a quello che noi abbiamo previsto oggi. Quindi sulle modalità con le quali noi abbiamo proceduto a vendere parte del nostro patrimonio immobiliare, ci siamo attenuti alle procedure che in queste circostanze vengono fatte anche dai soggetti pubblici. Come lei sicuramente sa, la vendita del patrimonio immobiliare non è inserita nell'ambito del codice degli appalti. Quello che il codice degli appalti prevede è effettivamente una sollecitazione al mercato. L'abbiamo sollecitato nel migliore dei modi, perché comunque 23 soggetti entrati in data room e 10 manifestazioni di interesse non vincolanti ritengo che siano comunque una verifica puntuale. Per quanto attiene alle opere di urbanizzazione e ai parcheggi, è previsto comunque che ci siano, e anche questo è inserito nel piano, alcuni interventi, quindi la costruzione del parcheggio di Piazzale Sturzo. Tutto questo non è correlato, perché comunque la convenzione prevede che questo debba avvenire anche successivamente all'apertura del centro congressi, che ricordo sempre ha al suo interno 600 posti auto che saranno ovviamente operativi nel momento in cui verrà collaudato e verrà aperto il nuovo centro congressi. Per quanto riguarda il discorso del personale, io ripeto, questo è un tema assolutamente importante, assolutamente delicato, e condivido anche il fatto che comunque nella misura in cui EUR perderà 15 milioni di euro di ricavi, perché perderà 15 milioni di euro di ricavi, questo è un dato oggettivo, le nozze coi fichi secchi sono molto difficili, quindi ovviamente è un tema importante. In questa fase noi abbiamo aperto una finestra per esodi incentivati, la finestra è aperta fino a fine mese, stiamo discutendo con i sindacati per vedere se eventualmente poi procrastinarla, anche correlandoci ad alcuni interventi che eventualmente potrebbero essere in merito a discorsi pensionistici anticipati. Stiamo lavorando, abbiamo congelato i premi dei dirigenti per quanto riguarda il 2014, non erogheremo premi nel 2015, stiamo lavorando con i sindacati sul contratto integrativo, che è un contratto integrativo, lasciatemi dire, abbastanza
importante, sul premio di produttività, che anch'esso era importante. Obiettivamente questa è un'azienda che oggi aveva 120, adesso siamo arrivati a 118 dipendenti, è cresciuta in maniera molto forte negli ultimi anni. Dal 2013 a oggi non abbiamo assunto nessuno, anzi abbiamo avuto 3 uscite, 4. Negli anni precedenti, obiettivamente, questa è un'azienda che è cresciuta di circa 45 unità. Sicuramente ci sono state alcune internalizzazioni, come ad esempio la direzione dei lavori della Nuvola, che è stata internalizzata. Vi è stato comunque la chiusura della società Marco Polo, e quindi anche qui una internalizzazione di alcune altre risorse. Comunque l'azienda è cresciuta, erano altri tempi, c'erano altre prospettive. Oggi però questo fardello, questo carico, noi ce l'abbiamo, quindi vedremo quali saranno le soluzioni, avendo ben chiaro quella che era, diciamo, quanto votato dal Parlamento, e condivido assolutamente che il supporto da parte, in questo caso, del Governo e eventualmente di altre società pubbliche per poter supportarci in un'eventuale ricollocazione di dipendenti è sicuramente utile. Per quanto attiene a quando finirà la Nuvola, questo è quello che dicevamo ieri, nel nostro accordo di ristrutturazione è prevista che la Nuvola si completi entro il 2016, quindi entro il 31 dicembre del 2016, e entri in esercizio nella seconda metà del 2017. Quindi nel momento in cui noi saremo in grado di avere la cassa, quindi derivante dalla vendita del patrimonio all'INAIL, per poter pagare condotte e quindi poter proseguire nell'attività dei lavori che non si sono mai interrotti, questo è il timing. Quindi entro il 2016 termine dei lavori, in esercizio nella seconda metà del 2017. Per quanto attiene il discorso del finanziamento, non parliamo di una penale, è un'operazione di interest rate swap che fu fatta dal mio predecessore e dal mio pre-predecessore. Sono due operazioni di interest rate swap che, nel momento in cui andranno a essere smontate, in quanto comunque verrà rimborsato quota parte del finanziamento, avranno un effetto di circa 40 milioni di euro, ma non di penale, è il mark to market dell'operazione di interest rate swap, che era sostanzialmente, come sicuramente molti di voi sapranno, è un'operazione che fu fatta ai tempi di copertura del tasso di interesse, quindi pagamento del tasso fisso e incasso del tasso variabile, e ovviamente con una curva dei tassi che è scesa negli ultimi anni, questo ha comportato questo tipo di effetto. Questi 40 milioni di euro, che sono ancora da valutare, includono anche circa 10 milioni di euro di un altro smontaggio di interest rate swap effettuato nel 2010 su una vecchia operazione di finanziamento. Questo è subentrato comunque alla mancata capitalizzazione. Ovvio. Cerchiamo magari di intervenire al microfono, così si dà modo alla registrazione di lasciare. Per rispondere anche all'onorevole Saltamartini, solo per chiarire il discorso dei 100 milioni di euro, allora noi 100 milioni di euro nel 2013 non li abbiamo presi, questo glielo posso mettere per certo. Ecco. Sul perché possiamo aprire un lungo dibattito, però diciamo che poi è intervenuta una modifica legislativa successiva, come dicevo l'altra volta, che ha consentito all'Eur di poter accedere a questa anticipazione di liquidità per 37 milioni. 37 milioni che ovviamente non erano i 100, quindi ovviamente non sufficienti. I 37 milioni, questo per essere molto chiaro e trasparente, il contratto è stato sottoscritto a luglio, 24 milioni, 27 milioni sono stati erogati il 17 agosto, gli ultimi 9 milioni, ho saputo stamattina, che sono stati stati a disposizione di bonifico dal Ministero dell'Economia per erogare anche l'ultima tranche dei 9 milioni. Ovviamente 37 milioni sono un di cui del piano. Quindi
l'altra, diciamo, alla settimana scorsa, non, forse ho male interpretato, ma non c'era richiesta di nuova finanza, quindi diciamo questo era. Per quanto riguarda condotte, condivido, sicuramente c'è il tema del contenzioso condotte, c'è il tema dei subappaltatori, condotte sicuramente ha avuto una difficoltà finanziaria non indifferente, perché comunque diciamo, in maniera antecedente rispetto al pagamento effettuato a settembre di 24 milioni a condotte, l'esposizione di condotte ammontava a circa 50 milioni di euro. Quindi comunque una cifra abbastanza impegnativa. E solo per, anche qui diciamo per memoria, è ovvio che nel momento in cui Euro SPA paga l'appaltatore, la verifica che viene fatta, ma questa è normativa sugli appalti e questa è un qualche cosa dalla quale noi assolutamente non esuliamo, è la verifica delle fatture quietanzate dei subappaltatori. Questo glielo posso dare per certo, è un qualche cosa che è avvenuto nel passato, avverrà nel futuro, negli ultimi 2 anni, non avendo noi pagato quasi nulla a condotte, ovviamente questo non è stato fatto. Questo un pochino mi sembra di aver risposto alle... a tutte le domande, sì. Io volevo fare invece una riflessione, diciamo, di prospettiva, perché diciamo così l'indicazione, la valutazione dell'onorevole Morassut ci induce a mettere in campo l'avevamo deciso, lo annuncio, un piano strategico della società che vada oltre quello che è stata la sua missione storica, che in parte rimarrà, ma ci proietta anche verso una nuova missione complessivamente legata al turismo congressuale, ma che in qualche modo si traduce in una entità unicum, probabilmente in Europa, ma alla stregua invece di altre realtà che in modo diverso gestiscono aree dedicate di una città. In questo sforzo, in questa visione, in questo piano strategico che farà la società, che sottoporrà agli azionisti, indubbiamente poi c'è anche un tema di particolare collaborazione e coesione con Roma Capitale, insistendo questa area ovviamente nel Comune di Roma, secondo me sarà interessante anche che il Parlamento, questa Commissione, le commissioni bilancio, complessivamente il Parlamento, ci aiuti in questa fase di proiezione e di draghettamento della società, perché se tra virgolette abbiamo la capacità, la creatività, l'intuito di rilanciare la missione, creiamo le condizioni non per vivacchiare ma per portare l'ente in una prospettiva alla società molto più moderna e contemporanea, altrimenti rischiamo che il tema poi pregnante è soltanto quello della riduzione dei costi, del contingentamento e dell'attuazione del piano di ristrutturazione. A me è capitato recentemente di andare ad Abu Dhabi e lì c'è una Vision 2030, cioè guardano addirittura al 2030. Noi purtroppo per strumenti di programmazione anche legislativa e generalmente le società pubbliche guardano sì e no all'anno che viene. Invece una grande sfida attuale del management, ma che possiamo vincere soltanto con una piena coesione di intenti con gli azionisti e quindi anche con chi è proprietario della società, non solo in una gestione diciamo solamente monetaristica e economica, ma guardando poi ai contenuti e alla missione della stessa società. Ecco, se spostiamo un po' col tiro dalle vicende del recente passato, dalle condizioni di uscire da questa crisi che pure insomma stiamo superando ovviamente con delle misure quale la vendita degli immobili che tutti noi auspicavamo che non ci fossero, ecco, in questo sforzo di proiettarci nel futuro forse ben venga un dibattito che investirà noi come proposta, ma probabilmente investirà gli azionisti e anche il Parlamento per condividere un progetto di lungo respiro. Grazie, altri interventi? Ringraziamo per la completezza degli interventi e anche per la disponibilità a suddividere in 2 sedute, tra l'altro anche rimandate e posticipate, i rappresentanti di Eurospa. Grazie.